incoraggia ed edifica. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Romani 14:19. Questo consiglio di Paolo vale sia per evitare i conflitti che per gestirli, ma anche in tempi normali senza conflitti. Incoraggiare ed edificare è proprio lo scopo del miracolo ogni giorno. Incoraggiare ed edificare sono due modi pratici di mostrare amore. Se tu mostri amore a una persona, molti dei motivi di conflitto vengono rimossi, perché il tuo prossimo sa che i tuoi motivi sono sinceri e per il suo bene. I litigi con Stefania, mia moglie, avvengono perché ci dimentichiamo questo principio di base. Ci amiamo e vogliamo il bene l'uno dell'altra. Spesso l'ascolto dei motivi permette di smontare del tutto il conflitto, di far sparire i malintesi. Pensa a quanto hai bisogno di incoraggiamento. Quanto è bello essere incoraggiato in quello che fai, quello che vuoi per te. L'incoraggiamento, fallo per gli altri. Il mondo sarebbe più bello se, invece della critica e delle parole aspre, si pronunciassero soltanto incoraggiamenti. Oggi ti sfido a incoraggiare più persone possibili intorno a te. Incoraggia, eviterai i conflitti. Grazie di esistere. Emmanuel Go.